La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative. Così prevede l'articolo 135 della Costituzione. Ma perché 15 giudici e perché nominati o eletti in questo modo? Bisogna andare indietro nel tempo. La composizione della Corte Costituzionale non fu in realtà un tema centrale nel dibattito all'Assemblea Costituente del 1947, né in quello anteriore in seno alla Consulta Nazionale di poco precedente, perché in qualche misura oscurato da un altro interrogativo che appariva essere il nodo centrale. Perché una Corte Costituzionale? Lo Statuto Albertino e il sistema giudiziario anteriore alla Costituzione non la prevedevano. Ma fin dall'immediato dopoguerra fu ben chiaro che l'ordinamento giuridico che sarebbe nato dalle ceneri della guerra avrebbe dovuto trovare una solida base su una legge fondamentale posta al vertice in una posizione di supremazia rispetto alle leggi ordinarie e recante il patto fondativo della Repubblica, sia nel riconoscimento di diritti e libertà dei cittadini sia nell'assetto istituzionale. Una legge fondamentale, la Costituzione, che a differenza dello Statuto Albertino avrebbe condizionato la legittimità delle leggi ordinarie. Ma se fu opinione ampiamente condivisa quella di assegnare alla Costituzione la superiorità nel sistema gerarchico delle fonti, il dibattito si concentrò sulla necessità o no che fosse una Corte ad hoc di nuova istituzione ad essere deputata a accertare le violazioni della Costituzione da parte delle leggi ordinarie. C'erano i giudici comuni che avrebbero potuto far ciò, c'era la Corte di Cassazione che già era deputata ad accertare le violazioni di legge. Si poteva ipotizzare un controllo diffuso di costituzionalità da parte dei giudici sul modello statunitense, ma alla fine prevalse l'idea di creare una nuova Corte con la distinta e specifica missione di svolgere il sindacato di costituzionalità. L'attenzione dei padri costituenti fu polarizzata su questo tema e su quello del tipo di controllo di costituzionalità, se astratto, concreto, mentre il profilo della composizione della Corte passò un po' in secondo piano, pur essendo in realtà un aspetto altrettanto importante. Il modo di composizione della nuova Corte, prima come sarebbe stata di una legittimazione popolare diretta, non poteva non incidere significativamente sulla funzione e ruolo rispetto soprattutto al Parlamento e al potere legislativo. La seconda sottocommissione dell'Assemblea Costituente vide fronteggiarsi varie posizioni quanto alla composizione della Corte Costituzionale, che si differenziavano sia quanto al numero dei giudici, 9, 15 o addirittura 24, sia soprattutto della provenienza e del modo di designazione. Ma sulla composizione mista ci fu un diffuso consenso. In particolare si confrontarono due grandi giuristi del tempo, Calamandrei e Leone. Erano portatori di due diverse concezioni della Corte Costituzionale che poi, anche in prosieguo di tempo, avrebbero rispecchiato, per così dire, le due anime della Corte che tuttora convivono in un virtuoso equilibrio e bilanciamento.
Calamandrei riteneva che si dovesse accentuare il carattere giurisdizionale della Corte come giudice. Nuovo giudice sì, ma giudice innanzitutto, che interpreta ed applica la legge, anche se si tratta di una legge collocata al vertice dell'ordinamento giuridico, la Costituzione appunto. Propose quindi una composizione mista, paritaria, di giudici che sarebbero stati eletti per metà dalla Corte di Cassazione, per l'altra metà dalla Camera dei Deputati, tra avvocati e professori di materie giuridiche. Leone a sua volta guardava maggiormente allo spazio di discrezionalità che la nuova Corte inevitabilmente avrebbe avuto nel sindacare scelte del Parlamento. Pur muovendosi nella scia di più che volevano una composizione mista, propose che tutti i giudici fossero eletti dai due rami del Parlamento. Ciò che accomunava queste proposte e anche altre erano due aspetti. Da una parte la condivisa consapevolezza che la nuova Corte, alla quale si affidava il sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie del Parlamento, avrebbe dovuto avere una composizione alta e di assoluto e riconosciuto prestigio. D'altra parte la sua composizione doveva essere mista, per realizzare un equilibrio tra aspetti prevalentemente tecnico-giuridici e quelli maggiormente riguardanti le scelte discrezionali del Parlamento di politica legislativa. Vi erano infatti da una parte quelli che ritenevano che la Corte dovesse avere anche una legittimazione politica, altri invece sostenevano che la Corte Costituzionale non poteva essere formata dal potere legislativo che essa era chiamata a controllare, né essere collegata al potere esecutivo, ma avrebbe dovuto mantenersi il più possibile in ambito giurisdizionale. Alla fine prevalse l'idea, che poi si è tradotta nel vigente articolo 135 della Costituzione, di affidare la nomina dei giudici della Corte Costituzionale per un terzo al Presidente della Repubblica, per un terzo al Parlamento in seduta comune e per un terzo alle supreme magistrature ordinarie e amministrative. Una Corte necessariamente i giuristi, perché è altresì prescritto che i giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinarie ed amministrative, quindi almeno consiglieri di Cassazione, consiglieri di Stato, consigliere della Corte dei Conti, professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. Una successiva legge costituzionale ha poi prescritto per l'elezione dei 5 giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune un quorum di 2/3 dei suoi componenti nelle prime 2 votazioni e di 3/5 dal terzo scrutinio in avanti, così da assicurare a tutti i giudici eletti un vasto consenso parlamentare. Altresì si è stabilito che l'elezione dei 5 giudici della Corte Costituzionale da parte delle supreme magistrature deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del collegio nella prima votazione e successivamente a maggioranza dei voti espressi mediante un ballottaggio tra i 2 magistrati con maggiori preferenze nella prima votazione. Infine, la nomina dei 5 giudici da parte del Presidente della Repubblica si raccorda alla speciale funzione di quest'ultimo quale espressione dell'unità nazionale e alla sua posizione super partes. Si è ritenuto che il potere di nomina presidenziale rappresenti anche un fattore di riequilibrio delle sensibilità politiche e tecniche del Collegio. Complessivamente 15 giudici dunque,
ma non tutti i 15 giudici necessariamente devono comporre il collegio giudicante, che è ritualmente formato con almeno 11 giudici. Il quadro si completa con la previsione contenuta nello stesso articolo 135, che stabilisce che la Corte elegge tra i suoi membri un presidente che dura in carica un triennio ed è rieleggibile nei limiti della durata complessiva della carica. Questa prescrizione accentua il carattere di indipendenza della Corte e allo stesso fine diretta la prevista esclusione della rielezione o nomina di un giudice scaduto dalla carica. Queste caratteristiche della composizione della Corte Costituzionale italiana risaltano maggiormente se comparate con esperienze estere. Rimanendo a quelle europee più vicine, può ricordarsi che il Tribunale Costituzionale tedesco è formato da 16 giudici, tutti eletti dalle Camere, con maggioranze qualificate, per metà dal Bundestag, il Parlamento federale, e per metà dal Bundesrat, la Camera che rappresenta i Länder. È altresì prescritto che un numero minimo di giudici provenga dalle supreme magistrature federali. Inoltre le Camere, alternativamente il Bundestag o il Bundesrat, scelgono il presidente del Tribunale Costituzionale. Quindi preponderante appare essere il ruolo del Parlamento nella composizione di quella Corte, anche se assicurata la composizione mista in ragione della necessaria presenza di giudici provenienti dalla magistratura. Invece il Consiglio Costituzionale francese è composto di 9 giudici, nessuno dei quali eletto dal Parlamento, bensì tutti nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e per un terzo dal Presidente del Senato. Altresì il Presidente della Corte è nominato dal Presidente della Repubblica. Quindi sono le tre più alte cariche dello Stato che direttamente determinano la composizione del Consiglio Costituzionale. Non è prescritta neppure in parte la provenienza dei giudici dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative. Il modello italiano, che rispetto a questi due si colloca a metà come sistema misto, non solo ha resistito nel tempo, nel senso che è rimasto invariato, salvo quanto alla durata della carica che da 12 anni è stata ridotta a 9, ma anche nelle proposte che pure ci sono state nel tempo di riforme costituzionali, non si è mai pensato di modificare il carattere misto della composizione della Corte e la triplice via di nomina o elezione dei giudici. È stato sottolineato che le tre istanze da cui promanano i componenti della Corte Costituzionale rappresentano il riuscito tentativo di fondere in una superiore unità organica e su un piano di indipendenza la rappresentanza nazionale di cui è portatore il Parlamento, l'unità nazionale di cui è investito il Presidente della Repubblica e il valore della soggezione unicamente alla legge che caratterizza la posizione della magistratura nel nostro ordinamento.